Ciao a tutti amici del mio canale YouTube e oggi vi spiegherò come scaricare e installare un gioco abbastanza insolito. Diciamo che ultimamente mi sono avvicinato un po' al mondo dei simulatori e quindi oggi vi spiegherò come scaricare e installare Farming Simulator 2013 per Mac. Allora, questa è la versione nativa, quindi non ci saranno problemi, infatti non c'è alcun wrapper, quindi il gioco sarà perfettamente funzionante. Su App Store è presente appunto il software e però è necessario ovviamente pagare 24,99 euro. Quindi oggi andremo a scaricarlo in modo totalmente gratuito. Quindi chiudiamo il Mac App Store che non serve più. Vi lascerò un link in descrizione, un link magnet da scaricare con qualsiasi client torrent. In questo caso io uso Torrent, ma è uguale per qualsiasi client. Allora, andate su AddURL e qui vi si incollerà magicamente il torrent se avete ovviamente fatto copia e incolla sul link. Ok, una volta scaricato il file sarà questo qui, Farming Simulator 2013 in Mac.dmg del peso di 815 MB. Quindi io l'ho impiegato 24 minuti a scaricarlo, quindi neanche tanto, infatti pesa pochissimo. Montiamo l'immagine ISO, facciamo ignora perché sennò ci starebbe troppo. E qui avremo la cartella delle mod, con tutte le mod installate, ma non farò il video delle mod perché non ci ho ancora mai giocato, quindi vorrei giocare alla versione stock, se così possiamo dire. Per iniziare a giocare non dovremo fare altro che copiare l'applicazione nella sottosezione applicazioni del nostro Mac. Inizierà una copia che è 1,55 GB, circa meno di un minuto. Io metterò in pausa e ci ritroviamo appena la copia sarà completata. Una volta completata la copia, il processo è terminato, quindi possiamo tranquillamente chiudere il Finder. Ci dobbiamo recare nel Launchpad e da qui troveremo la nostra applicazione, il nostro gioco. Io non lo apro per non avere problemi di copyright, ma comunque funzionerà su tutti i Mac, ovviamente non proprio quelli del 2006-2008, quelli potrebbero avere qualche problema, ma appunto essendo un gioco che richiede poche risorse hardware, funzionerà alla perfezione su qualsiasi computer Apple. Quindi, se il video vi è stato utile, vi ricordo di votare, di commentare e mettere mi piace, il link del gioco è in descrizione, io vi rimando al prossimo video, ciao e alla prossima!